Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E durante questo episodio di oggi continuiamo il nostro viaggio nella lettura, nei libri per l'estate, perché se stai ascoltando questo episodio del podcast in data di pubblicazione sai perfettamente che stiamo vivendo una delle estati più calde in assoluto. Ogni volta si dice che è sempre l'estate più calda, non so, ciononostante è l'estate forse il momento migliore per diciamo per tutta una serie di caratteristiche. Abbiamo più tempo libero, possiamo andare in posti, muoverci liberamente, per magari respirare un po' di aria fresca, ecco. Quindi è veramente il periodo dell'anno migliore per poter coltivare la passione per la lettura, lo strumento secondo me numero uno che ci permette di migliorare la qualità del nostro modo di pensare, ma anche del nostro benessere, perché tante volte ci chiediamo: ma come posso migliorare la qualità della mia vita? Parti da qui, parti dalla lettura, parti dall'andare in libreria e lasciarti ispirare da quello che desideri, da quello che più richiama la tua mente in questo preciso momento della tua vita, ecco. Perché tante volte noi cambiamo, non ci interessano sempre le stesse cose, ed è bello seguire a volte anche gli istinti della nostra mente che ci dà la direzione giusta per migliorare tante volte anche la qualità del nostro modo di vivere. E i libri hanno questo potere, ci possono dare veramente spunti interessanti per cambiare rotta, cambiare direzione, così come hanno scoperto ovviamente anche i ragazzi di In Gruppo Lab. Perché se hai ascoltato anche gli altri due episodi precedenti, se non l'hai fatto ti consiglio di andarli ad ascoltare. Stiamo condividendo durante questa estate la Book Challenge, cioè una challenge, una sfida che abbiamo creato all'interno del nostro laboratorio per le menti libere, dove ci siamo sfidati a scegliere un libro di psicologia e crescita personale che potesse veramente essere per noi di ispirazione, e poi arrivare in fondo alla lettura e condividere con tutta quanta la community delle menti libere attraverso un episodio del podcast quello che secondo noi di questo libro è importante sapere, ciò che di questo libro è importante conoscere se vogliamo magari approfondire un certo tipo di tema. Ora io non voglio diciamo costringerti ad acquistare questo libro piuttosto che altri, ovviamente non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è semplicemente quello di farti capire quanto la lettura possa darti, ecco. Se non l'hai mai pensato, non l'hai mai presa in considerazione, magari sì, hai sempre visto un po' la lettura come qualcosa di un tempo sprecato, come qualcosa che ha poco da dare, beh, in realtà non è così. Quindi provare per credere, ovviamente. E anche soltanto se tu da oggi andassi veramente, prendessi una mezz'ora per te, ritagliarti uno spazio per andare in libreria, scegliere un bel libro, lasciarti ispirare e acquistare il tuo libro per l'estate, sarebbe già un grandissimo, secondo me, successo. E se dovessi farlo, beh, ricordati di entrare all'interno del canale Telegram delle menti libere, se già non ne fai parte, e condividere con la tua foto con il libro che stai leggendo o che hai letto diciamo nella sezione commenti del canale Telegram. Chi ne fa a parte già sa di cosa sto parlando. Perciò ragazzi, non perdiamo altro tempo, entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme cosa la lettura estiva di questo episodio può regalarci. Ciao a tutte le menti libere, mi chiamo Stefania, ho 43 anni, vengo da Cagliari e faccio parte di In Gruppo Lab, il laboratorio delle menti libere. Per la Book Challenge ho scelto Le vostre zone erronee, lo psicologo Wayne Dyer.
lettura che avevo precedentemente abbandonato, ma alla quale sentivo di dover dare una seconda possibilità. Infatti sono molto contenta della mia scelta perché, superate le prime impressioni, ho scoperto una lettura piacevole, ma soprattutto costruttiva. Il bello di Dyer è che parla con assoluta schiettezza, ma con la premura del buon amico, quello capace di fare l'avvocato del diavolo. E unica raccomandazione, chi ha intenzione di leggere questo libro, deve essere una persona capace di mettere in discussione i propri atteggiamenti. I tre concetti che più di tutti mi porto dietro sono pensieri della quale ero già consapevole e che già in qualche modo facevano parte del mio essere. Ma grazie all'esperienza e competenza di Dyer ho avuto modo di rifletterci più in profondità e di farli ancora più miei. Il primo riguarda la ricerca di approvazione, in cui l'autore afferma che almeno la metà delle cose che diciamo o facciamo non verranno approvate da almeno il 50% delle persone che popolano il nostro mondo. Questa è una cosa che più o meno sappiamo tutti, ma sono in pochi a lavorare su se stessi al fine di non incappare nei classici atteggiamenti che questa zona erronea crea. Ad esempio, uno di questi atteggiamenti è il rattristarsi se una persona che rispettiamo manifesta un'opinione contraria alla nostra. A me, personalmente, capita spesso. Nonostante mi reputi una persona dalla mentalità elastica, capace di aprirsi al confronto, ci sono dei temi, quelli che mi stanno particolarmente più a cuore, che mi rendono più vulnerabile e riflettere sugli stati d'animo e sugli atteggiamenti che adotto in quella situazione è stata sicuramente una grande opportunità di crescita personale. Il secondo tratta un argomento a me molto caro, dal momento che mi reputo allergica alle persone querule e faccio di tutto per non esserlo a mia volta, anche se non sempre con grandi risultati. Infatti parla di lamentele, da non confondere assolutamente con il sacro bisogno di sfogo. Dyer afferma che le continue lamentele nei confronti di tutto e di tutti, sempre alla continua ricerca di capri espiatori, sia un atteggiamento che incoraggia l'autocommiserazione, prolunga l'insoddisfazione e allontana il concetto di responsabilità propria, autocondannando così se stessi a mini depressioni che non fanno altro che farci sprecare tempo preziosissimo da dedicare al nostro miglioramento. Il terzo concetto riguarda il liberarsi del passato, argomento molto legato anche ai sensi di colpa. Qui cito testualmente: soltanto un fantasma volteggia attorno al proprio passato e spiega a se stesso con la vita che ha già vissuto. Tu non sei quale in precedenza hai deciso di essere, ma quale oggi scegli di essere. Trovo che questo sia un bellissimo invito ad abbandonare tutte le etichette che ci siamo messi da soli o addirittura imposte da qualcun altro. Non siamo macchine fatte finite, ma esseri in continua evoluzione. Dunque, è bene, abbandonare tutte quelle etichette che non fanno altro che giustificare ciò che impedisce la nostra crescita. Queste sono le tre zone erronee sulla quale le mie riflessioni si sono particolarmente concentrate, ma vi parlerei per ore anche di tutte le altre, come l'ira, i sensi di colpa e l'importanza di saper amare e accettare se stessi. Per ogni zona erronea, Dyer elenca una serie di vantaggi e svantaggi dell'assumere quegli stati d'animo, poi dà una serie di consigli e esercizi su come lavorare al fine di evitarli. Per quanto questo libro sia stato scritto nel 77 e in alcuni momenti i suoi 44 anni si sentano, motivo per cui avevo precedentemente abbandonato la sua lettura, resta ancora, una validissima lettura che io consiglio a tutti gli amanti della crescita personale. Io, personalmente considero questo saggio un piccolo scrigno di consigli preziosi da tenere sul comodino per poterne usufruire ogni volta che ne sento il bisogno.
Affrontare questa lettura durante la Book Challenge ha dato un valore aggiunto alla sua costruttività. Perché il potere della condivisione rende tutto più bello e più profondo e rende le azioni memorabili. Dunque, grazie mille a Matteo, grazie infinite a Ingruppolab e un abbraccio a tutte le menti libere da Stefania. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast, un episodio che ti ha tenuto compagnia non attraverso la mia voce, che tante volte dopo 200 magari e passa episodi diventa un po' ridondante, ma attraverso la voce diretta di uno di voi ascoltatori del podcast iscritti a Ingruppolab, la palestra delle menti libere, e che ha condiviso con te e con me tutto ciò che il libro che durante la sua Book Challenge, quindi la sfida dedicata alla lettura del nostro laboratorio, gli ha dato. Ecco, io spero veramente che questa condivisione riaccenda in te semplicemente la valutazione, la possibilità di prendere in considerazione remota l'idea che la lettura possa essere qualcosa veramente, veramente di speciale, veramente di sano, veramente di nutriente, così come lo è stato per noi durante tutto il mese della Book Challenge. Quindi ragazzi, io che dire, vi ringrazio, ringrazio tutti voi che ascoltate questo podcast, ma ringrazio tutti i ragazzi di Ingruppolab, perché quello che hai sentito qui sono alcuni che hanno accettato la sfida poi di creare dalla loro lettura un episodio del podcast, ma ringrazio tutti coloro che fanno parte di questo laboratorio, perché insieme con me vivono questo percorso di crescita personale, sfidando la loro mente, sfidando loro stessi ogni mese con una nuova challenge. Quindi, che dire, ci ha tenuto compagnia durante questo periodo estivo, se stai ascoltando questo episodio del podcast in data di pubblicazione è agosto, magari adesso sarà già dicembre, quindi sarà già tutto anacronistico quello che sto dicendo relativo all'estate, ma sicuramente una cosa che non cambierà mai sarà l'importanza della lettura e di quanto la lettura può veramente darci da un punto di vista psicologico e di conoscenza di noi stessi. Perciò ragazzi, che dire, come sempre vi ricordo, se magari è la prima volta che passi da queste parti e non hai mai ascoltato un episodio del podcast liberamente e questo è il primo, sappi che c'è un canale Telegram, un canale all'interno del quale puoi ricevere tutto il backstage del podcast liberamente, puoi partecipare alle live che organizzo insieme ad altri esperti e ospiti del campo psicologico, puoi ricevere tutte quante, diciamo, gli episodi diciamo integrali, perché come sai faccio delle interviste all'interno del podcast per questioni anche proprio di tempo. Condivido solo un estratto, anche se bello corposo, è comunque qualcosa di parziale. Ecco, sappi che all'interno del canale Telegram puoi non soltanto vivere la live insieme con me e con l'ospite facendo le tue domande e quindi ricevendo anche le tue risposte, ma durante tutto il mese solare quell'intervista resta totalmente gratuita in maniera integrale, completa, lì pronta per te. Se non sai come ci si iscrive a questo canale Telegram, sappi che la procedura è più semplice che mai, perché basta scrivere al mio contatto personale Matteo Neroni la frase "sono una mente libera" e da quel momento in poi potrai entrare all'interno del canale Telegram e godere di tutto questo extra oltre al podcast. Ma che dire, siamo in estate ragazzi, e allora diciamocelo, buona estate a tutti, buona estate, godetevi il riposo, godetevi le vostre famiglie, godetevi la vostra vita, circondatevi di meraviglia intorno a voi, il mondo è pieno di meraviglia nonostante tutto quello che ci viene detto in contrario, e soprattutto godetevi la lettura, regalatevi un momento di lettura, perché è un vero piacere. Alla prossima. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.